Salve amici, bentornati o benvenuti nel mio canale, io sono Danai e oggi torniamo con The Wild Chronicles. siamo alla biblioteca di StrangerVille siamo qua perché la nostra cara Anne Mary ha un appuntamento con Alex io ho fatto anche un raduno per riuscire a gestirlo un pochino meglio uh, tutto ciò Lucas è ancora ah, è a casa adesso, tecnicamente era via eccolo qua Lucas vestito da lavoro allora vieni qua e vieni a salutarlo e oddio il mi sembra un po' eccessivo Vieni qua, chiedi della sua giornata. Lei è vestita da militare, è in uniforme, lui pure, in un certo senso. Fa, ehi, allora? Trovato niente al computer, vabbè lui sta giocando, fingiamo che stesse cercando qualcosa. Lui, sì, guarda, ho trovato un video di sorveglianza dove si vede chiaramente un'esplosione e tutti gli scienziati che scappano, ma questo lo sapevamo già. Però se puoi guardare, gli sta dicendo lui qui con attenzione, vedrai, vedi che ci sono queste, c'è questa strana nuvola. Fa, forse sarebbe meglio, eh, fa lei, forse sarebbe meglio cercare qualcos'altro negli archivi. Tu che dici? Fa, beh, sì, magari tu dà un'occhiata lì, quindi lei, divisa dal compito, si mette a cercare negli archivi. Anche se lei, cioè, veramente ormai muore l'impazienza all'idea di andare. Al... no per cortesia vieni qua guarda sediti qui così almeno stai accanto a lui ma ovviamente figurati ecco me l'ha preso perfetto ok vieni qua cioè, lei muore di impazienza l'idea di andare ad aprire quella dannata porta e glielo dirà cioè, ma non ehm, sarebbe il caso di andare fa non avere fretta la fretta non è mai una buona consigliera fa tra l'altro fa gli sta dicendo lui ho preso appuntamento con un uomo una persona di mia fiducia che ci potrebbe dare qualche consiglio per entrare e superare la porta. Lui forse ha la password perché sì, le ha la chiave elettronica, ma ci vuole anche una password nella mia fantasia. E questa password ce l'ha quest'uomo. Quindi finiamo di raccogliere qualche altra informazione, poi andremo da lui e vediamo di farci dare questi, queste informazioni. Vabbè ragazzi lo sta giocando ma dobbiamo usarla l'immaginazione quindi quando andiamo guarda fa salvo questo nell'hard disk e andiamo immediatamente vai qui insieme fate una conversazione profonda per mettervi d'accordo un attimo perché allora alla fine hanno, lei si è trovata quasi costretta a mh, come dire collaborare con lui volente o nolente Ah, eh, sì, scusate, stavo sbagliando. Neanche avessi lui nell'unità familiare. Allora, altre scelte. Uh, ask a question. Fai una domanda. Dice, bene, quindi adesso dove andiamo? Andiamo da quest'uomo? Mi fa, sì, guarda, ti ci porto su. Eh, prenderò appuntamento con lui alla caffetteria qua. Eh, Vediamo di... Eh, oppure lo facciamo venire direttamente qua. Quindi, ragazzi fa aspettiamolo alla panchina dovrebbe raggiungerci tra poco quindi sediti qui insieme io devo un attimino elaborare ci vediamo tra poco Oscar sta chiamando ma adesso non possiamo rispondere ok niente allora lei, lui si sta avvicinando da lei per dirle che devono raggiungerlo lui perché lui al momento non può spostarsene a casa quindi gli facciamo viaggiare e andranno da quest'uomo e siamo arrivati, lui tra l'altro è qua fuori, quindi facciamo una presentazione garbata, qui c'è anche il loro cane Laika Popov, è un russo, gli ha spiegato lui durante il viaggio, che è un uh, pilota in, pe in pensione che poi ora si è dato al, um, a fare, insomma adesso è un detective privato e quindi lei gli chiederà, ma eh, non segno gratitudine a Kirill, perché lo si chiama Kirill Popov? dei bambini ok e gli sta chiedendo insomma grazie gli sta dicendo per averci per parlare con noi uh, puoi aiutarci allora le fa guarda sì c'è cioè, questo uh, codice segreto che io ho scoperto e ve lo affido mi raccomando gli dice fanne buon uso non ha... state molto attenti là sotto perché è molto pericoloso le fa oh beh certo ti ringrazio sei stato davvero molto utile e quindi, ragazzi, lei adesso che ha preso questa cosa, andrà da lui e vorrà sicuramente andare. Condividi un segreto, lei va da lui, mi dirà: allora, Alec mi ha dato la password. Possiamo andare, oddio fa, ma tu sei fissata. Ecco, eh, si sono abbracciati. Vabbè, ok, si vogliono bene. E quindi ragazzi io direi di andare ad aprire la porta di Strangerville al laboratorio. Siamo arrivati, siamo arrivati al laboratorio e lui si è, ah, si è di nuovo cambiato. Maledizione, no? Presser, cambia vestito, questo, grazie mille. Ok, venite qua insieme per favore. E usa la chiave elettronica perché da la chiave elettronica e anche la password. Voglio fare una foto e mortalare. Questo lei è ansiosa, è un po' preoccupata eh, perché, insomma, ha un po' paura. Tra l'altro, sto notando che quei capelli li dovrei passare con le Sims 4 studio. Non l'ho fatto per pigrizia, ma si vede, e ragazzi. Siamo dentro, abbiamo aperto delle spore. Stanno arrivando qua, lui è arrivato qua e notano questa nuvola. Fa, fa, dovre... E lei adesso a questo punto parlerà un attimo. E dirà: Beh, forse dobbiamo proseguire come facciamo, quella fa... no, nuvola lì non mi, mi convince affatto, però, ho notato che quelle piante bizzarre hanno raddoppiato le proprie dimensioni come se al loro interno stesse crescendo qualcosa quindi saputa questa notizia, i nostri torneranno fuori. Ed osserveranno la pianta, quindi venite qua insieme e osserva la pianta e nota che effettivamente la pianta è cresciuta. E la riconosce, provoca. Sì, ok. Ma ciò che ne esce, ecco apposta, tossito scatto una foto. Non possiamo farlo, l'abbiamo già. lei proverà a nutrirla perché ricorda che sua madre aveva questa fissazione di nutrire le piante ed è diventata ancora più grande e nota il frutto che le raccoglie e riconosce il frutto che gli era arrivato nella scatola mesi prima dove c'era accompagnato dal biglietto di non mangiarlo mai e lui praticamente niente, lui se n'è andato, facciamo finta che sia ancora qui e che la stia esortando ad andare a casa. Quindi niente, ci rivediamo a casa, tanto qua abbiamo finito per oggi. Ragazzi, abbiamo aperto il vaso di Pandora, ma io già lo sapevo, come lo saprete già anche voi. Quindi inizia la fioritura, lasciando il laboratorio segreto, non puoi fare a meno di notare che i colori del cielo hanno virato verso tonalità inquietanti. A StrangerVille qualcosa è cambiato, e non in meglio. L'apertura della porta del laboratorio deve aver liberato qualche tossina nell'aria, ragazzi. E infatti, lei questa cosa la ricorda fin troppo bene ed è sempre più preoccupata per il bambino che porta in grembo. Lei è arrivata a casa, entra dentro. Quindi rientra in casa lasciando fuori questi colori inquietanti e si ritrova di nuovo a casa Lucas che era sparito quindi lei appena lo vede ma ragazzi eh, disputeranno un attimo perché mi sembra anche giusto. Te ne sei andato ti rendi conto? Fa... Quindi fai sei già qui? Sei tornato? Fallo guarda che io non ti volevo mica abbandonare avevo solo bisogno di riflettere fa. Beh spero che tu abbia riflettuto, là. mi hai lasciata sola per una più di una settimana e a fare tutto, vabbè che avere te e non averti è praticamente la stessa cosa. Lei. Dai non fare la noiosa, ora sono qui no? Mi dice lui, per favore guarda io voglio occuparmi di questo bambino, fa sì davvero? E come pensi di mantenerlo? Dovrò mantenerlo solo io dovrò... e non potrò lavorare quando sa... la gravidanza sarà in uno stato avanzato. Come faremo a pagare le bollette, a pagare ciò che è necessario per il piccolo? Se tu non lavori, guarda, le fa. Lui, ti prometto, te lo giuro, che troverò un lavoro, troverò un impiego e a voi ci penserò io. Quindi, fatti avanti, lui prova se non altro a sistemare le cose perché vedete che la loro relazione, ragazzi. È calata, è calata molto. Dice: Dai, guarda, eh, ci penserò io. E alla fine, beh, un po' perché da una parte voler, avrebbe voluto anche lasciarlo, però vista la situazione, decide di provarci. Va bene, falle, mi voglio fidare di te. Mi raccomando, però, non mi deludere. E quindi, niente, lei ha fame. Lui adesso, però, le dirà: Guarda, eh, rilassati. Questa volta, eh, come ti ho già detto, voglio far prepararti io la cena. Quindi, servi la cena. Fai. Lui sa far fare solo del viusto e fagioli. Non lo vedo così portato. Tu ripulisci questo. Grazie. E poi mi riempie, e chiami Fox. Lei ha paura dei fornelli. Tra l'altro, ragazzi, è nato il nipotino, chissà come si chiama. Scopriamolo insieme perché non sono ancora andata a conoscere il nipotino. Ah, ok, Oscar, eccolo qua. Oh, ma è pure già Anna, è una femmina. Si chiama Anna, cioè Mary ed Anna. Ok, dovremmo andare a farle visita allora. Però intanto lei è felice di aver risolto più o meno con lui. Però anche se in realtà non è che si fidi granché delle parole di, di Lucas, perché insomma l'ha detto spesso, gliel'ha sentito dire più di una volta, però poi alla fine non ha mai mantenuto la promessa dopo. Ora lui però inizia a essere quasi entusiasto no, della cosa e magari inizierà a chiederle com come vorrebbe chiamare il bambino. Chiederà vabbè della carriera quando ha intenzione di andare in, in congedo parentale, e dice guarda, ancora no. Per il momento chiede della sua giornata, rallegra e inizierà un po' a parlare anche del bimbo. Fa, ma eh, qui, mh, scusatemi, qui non c'entriamo. cioè, dovremmo mettere un bambino in questa casa? È troppo piccola per ospitare anche un bambino. Dovremmo far spazio al massimo, togliere la sua se lo studio no fa lei assolutamente no mi serve quell'apparecchiatura cioè non posso assolutamente fa però vedrai intanto ci arrangiamo poi magari più avanti se riusciamo e tu troverai il lavoro potremo anche cambiare casa no quindi fa sì va bene perfetto ascolta io vado a guardarmi un po di tv quindi lui viene qui a fare zapping mentre lei andrà a farsi una doccia veloce quick shower si laverà i denti e poi andremo a trovare il nostro la nostra nipotina. E ragazzi, siamo arrivati. E la piccolina è qua fuori. Vabbè, salutiamola subito, presentiamoci alla nostra nipotina. O oh, abbracciamo anche il nostro fratello che è venuto qui ad accoglierci. Facciamo finta che la piccolina fosse corsa avanti a lui perché la vedo esuberante a quanto pare. Ora fai così, prendi l'ambraccio così la portiamo dentro. Prendi in braccio la piccola per favore così ci spostiamo dentro casa. Ah già, non ho bussato la alla porta, quindi tecnicamente. Ok, vieni a prendere l'ambraccio adesso. E, e magari creiamo un gruppo che almeno è più facile gestirli. Aggiungere il gruppo dove è lei, eccola qua. Sì, potevo farlo direttamente da uno, ho preferito far così. Aggiungo il gruppo, ok. Vai qui insieme. Con la piccolina, anche se vi... che non è venuta qua. Vabbè, uh, abbracciamo anche lei. Ciao, allora piccola, è bellissima. Sta crescendo veramente così in fretta. È già quasi una signorina. Fa no, guarda, non me ne parlare. Per carità, falla crescere lentamente. Voglio godermela adesso che è ancora così piccolina e pacioccosa. Magari puoi condividere con lei la grande notizia, però. Beh, sai, mh, sono incinta. Le cosa di Lucas, ma davvero? Cioè, sì, sono felice per te, ma uh, okay, sei contenta tu? Fa, sai. Eh, vabbè, si fanno una foto. Vabbè, sai, sta dietro a lei. Mh, sì, ma non era questo il momento, diciamo che avevo altre priorità in, nella vita adesso. Però se voi vi poteste sedere tutti assieme, compreso Oscar, potremmo dirlo anche a lui. Nel frattempo, prima che lei si alzi e se ne vada, a discutere passera gourmet, giusto per. E hey io Oscar l'ha chiamato lei. Vieni qua che devo dirti una cosa bene che devi dirmi ha lasciato quel fannullone di lucas <ride> perfetto assolutamente no tesoro proprio il contrario quindi gli chiederà gli dirà no in realtà ecco sono incinta e lui cosa stai scherzando di lucas vabbè io fa non sono nessuno per dire cosa fare della tua vita però se pensi che sia la scelta giusta, comunque vabbè, certamente sono felice di diventare zio, spero che Lucas sia un buon padre e che ti dia una mano. Lei, beh, lamentati della vita sentimentale, Fa vabbè, in realtà non era il momento adatto e probabilmente con Lucas le cose non sarebbero andate avanti se non fosse stata per la gravidanza, però non lo so, adesso c'è un bambino e non vorrei, ecco, lasciarlo adesso fa, già non ero convinta prima, adesso poi c'è cioè, proprio adoralo, quindi lei niente, parlerà un po' con loro, si sfogherà un attimo, lui non è molto felice come potete vedere, sta dicendo ma Luca è un totale irresponsabile, ma com'è successo, ma l'avete mica l'avrete cercato, fa lei no, certo che non l'abbiamo cercato, comunque... Non. Eh, io ti ringrazio Oscar per il tuo interessamento. Lo so che sei mio fratello che mi vuoi bene, che lo fai per proteggermi. Però eh, è il mio compagno è mio figlio, quindi devi accettare la cosa. Nemmeno io sono così felice che sia capitato proprio adesso. Però è capitato e sono felice di essere incinta alla fine. Perché lei comunque sì, non lo voleva, però insomma, è eh, mamma, lo spirito materno si fa sentire, magari potresti. Andare un secondo dalla piccola Anna che si chiama quasi come te, dov'è Anna? Eccola qua. Guarda, vieni qua così ti inizio un attimino ad abituare, amichevole, gioca con la, con toni, con la tua nipotina. Cioè, guarda, vado da Anna io, eh. Sai chi sono io? Sono la tua zia. Dai eccola il bug all'incontrario ragazzi, questo è il bug all'incontrario. Lei nel frattempo anche ha riuscito a accarezzare pure il gatto. Vogliamo parlarne? Cioè, vogl ne vogliamo parlare? Abbracciala, va. Lascia stare, non giocare perché. Ah, ora era arrivata. Rallegrala, sì, oh tesoro. è la tenerezza questa piccola. Vabbè, l'adoro Anna. A coccola, ti dai? Che carine, vi devo fare una foto assolutamente, zia e nipote. Io lei la vedo proprio una zia che la coccolerà e la vizierà tantissimo. Cioè, Me la immagino lei a, a viziare suo nipote. Oh, che musino, adorabile. Proviamo il gioca e poi magari possiamo anche raccontarle. Una storia per cercare di farla addormentare. Quindi magari adesso leggi ad Anna per farla addormentare quando hai finito di giocare con lei, oh, bellissime. Guardatela, no, vabbè, ha un, un faccino tenerissimo. E anche Anna e Mary. Sì, ora faccio un fusione a due nomi. È veramente molto carina mentre gioca con lei. Allenati per quando sarai mamma anche tu. Sono poi già anche le 11, quindi magari però lei stasera potrebbe dormire qua. Lucas non è venuto perché l'ha detto che almeno domani avrebbe cercato lavoro, avrebbe fatto qualche giro e quindi lei non ha insistito. Però resterà qui a dormire visto che è tardi. Dai! Vediamola che carina! Dai, piccola, vai sotto le coperte. Sotto coperta che la zia ti racconta una favola. Lei dormirà qui con la piccola perché il lettino è qua. Quindi intanto gli fa il favore di togliere il batuffolo di pelo da giro. E ragazzi però in realtà riceve una telefonata lei. Facciamo finta che la stia ricevendo. Da Alec che le sta dicendo che ha scoperto cose molto interessanti. Su StrangerVille che era stato uno scienziato probabilmente... A far partire tutto questo casino. Si sta dormendo, ok, va bene, e quindi insomma si era fermato un po' a chiacchierare con lui al telefono. Fingiamo che sia stato così. In realtà è troppo tardi e quindi va bene, non lo fa. E poi niente, se ne andrà a letto e ci rivediamo domani mattina, ragazzi. Cioè, eh ragazzi, è molto presto, ma lei non sta riuscendo a dormire. Nausea no, mattutina, infatti. È venuta qui in bagno a salutare il gatto, va in bagno, usa e poi vomita, almeno forse stai meglio. Mi dispiace davvero tanto che la vive così male questa gravidanza. Ma no, non sta meglio per niente. Lei sveglia comunque ha bisogno della sua dose di caffeina, assolutamente. Magari manderà un messaggio a Lucas. Ancora non sta bene. Hmm. Vabbè, prepara del caffè, dai. E poi con lei parlo un secondo del tempo soleggiato, spettegola, fa un po' di conversazione, condivido un segreto. Cioè, beh, quindi come chiamerà il piccolo? Ma non lo so ancora, non l'abbiamo deciso, è ancora presto. Però, vabbè, eh, sper spero che sia una femminuccia, dice lei. Anche se mi andrà benissimo anche un maschio. No. Che è pronto il caffè. Sì, perfetto, vieni a prenderti una bevanda allora. Promozione, sono stata promossa a maresciallo. Quindi siamo a livello numero 5, quindi adesso ci potevano dare anche la, la chiavetta, vabbè. Ok ragazzi, è arrivato il momento di salutare i nostri parenti, li abbracciamo tutti. abbraccia anche lui e lei va le rimboccheremo le coperte visto che sta ancora dormendo la piccolina qui c'è cioè, ragazzi ma qualcuno di voi pulisca però vabbè saluta tuo fratello ciao grazie mille per l'ospitalità di stanotte tornerò presto a trovarvi ma venite anche voi da me mi raccomando io vi aspetto oh si sta svegliando quindi allora vieni qua e abbracciala affettuosamente prima di andartene ciao piccolina la zia va via ma tornerò presto a trovarti e visto che lei ha una fame esagerata proprio direi che potremmo mandarla a comprare qualcosa qui a banchettini ordino una bevanda però c'è ancora queste benedette bevande però, se ci fosse il tè verde, esatto, magari sta meglio. Quindi, prova a prenderti un tè verde, vediamo se ti passa il malessere. Che bell'uomo, questo ragazzi! C'è dei grandi simi in, questo, in questo salvataggio. Bene, abbiamo anche le bollette da pagare. Fa piacere, vivi tesoro e siediti. Eccoci arrivati. Qua a differenza di San Myshuno, ovviamente fa caldo. Quindi, per favore, guarda, cambiati subito visto che fa caldo e eh, vediamo se eh, le scappa ancora, ancora la nausea cosa vuole lei ma soprattutto c'è un personaggio famoso a lunch bar no tesoro no perdonami lei piuttosto deve esercitarsi nel combattimento però magari prima anzi prima si esercita nel combattimento poi mangia quindi cambiati di nuovo abito perché ti ho messo l'abitino adatto mettiti questa qui la divisa e vieni a esercitarti nel combattimento forza lui è qui, ciao amore, ciao, mm, comunque vedete che i rapporti sono molto freddi, non è che si, cioè fondamentalmente lei sta rimanendo quello per il bambino adesso, cioè per carità ancora gli vuole bene a Lucas, però oddio fare tutti questi salti mentre sei incinta non è il massimo, però vabbè dobbiamo farlo. Lei, per lei è importante risolvere il mistero di Strangerville perché vorrebbe che suo figlio non nascesse in una cittadina dove ha questo problema grosso che già gli ha tolto i genitori. e Non vuole che succeda niente, neanche figli. Intanto le spore si stanno diradando nell'aria. Vedete da quando lei ha aperto la porta? Lei ha finito di allenarsi quindi ti cambi. Bada, come è contenta, fa anche il saltello. Bravissima, cambiati d'abito. Mi vieni a mangiare qualcosa se ho gli avanzi. Vai, prendi degli avanzi. Ti prego. Siediti qua. Ti prego, siediti qua. Ti prego, brava, finalmente. Ok, allora, probabilmente quel, questa cosa nel mezzo che dava fastidio. Finalmente si siede a tavola. Oh, ci mancavano i viticci, dopo li sgombereremo, ma intanto andiamo qua Oscar sta chiamando ma adesso no perché lei ha da fare un sacco di cose qua a casa direi che le faccio in off camera queste cose tanto avete capito cosa sta facendo allora ragazzi fingiamo che sia passato qualche giorno ma la situazione qui vedete ragazzi che non è molto cambiata lui è lì che dorme e lei è qua che fa tutto come sempre lui ancora non ha trovato lavoro quindi lei adesso è veramente infuriata e lo sveglia toi hey, svegliati lui non la prenderà neanche bene perché è pigro e odio essere svegliato di solito. Ah, che schifo! Anche lei, sta cosa non l'apprezzerà assolutamente. Quindi, disputa di pulizia di nuovo. Dice, cioè, ma. E iniziano a litigare, ragazzi. Non te le vi sto a ripetere quello che si dicono, tanto sono sempre le stesse medesime cose. Ragazzi, proprio durante questa lite, guardate che è uscito: crampi e dolore. Anne Mary ha crampi e dolori dovrebbe andare di all'ospedale. Eccoci qua. Vai all'ospedale. Lei chiamerà sicuramente sua zia. Suo zio, e sua zia, e andrà con loro. Ragazza, vai subito immediatamente. Smetti di litigare con questo cretino, e corri in ospedale. Aspettiamo che torni e vediamo che succede. Lui che l'ha vista andare via, non lui praticamente l'ha vista sentirsi male, ora ve lo spiego perché è andata un po' di fretta la cosa, in effetti. Lei non l'ha voluto che lui la seguisse, e lui però adesso, anzi, la sta aspettando qua fuori. Magari proverà a chiamarla, ma lei non risponderà. Quindi gli invierà un messaggio per sapere come sta, che succede. A cui lei non risponderà un po' perché non ha voglia, un po' perché, ragazzi, lei in questo momento all'ospedale rischia di perdere il bambino per cui non mi sembra proprio il momento sfortunatamente Anne Mary ha perso il suo bambino ecco la ragazzi. La gioia quindi lei è molto triste in lutto a causa di un aborto spontaneo. Lei adesso però lui proprio non non lo può tollerare più cioè. quindi verrà qui perfido ragazzi gli urlerà parole proibite perché gli hanno detto la causa è stato lo stress troppo sforzo si è sforzata troppo in casa e lei gli dà la colpa e fondamentalmente un po' ha ragione cioè non è che sia colpa sua però lui non l'ha aiutata quindi lei nella sua um, disperazione e adesso lei è anche stanca e quindi si separerà Basta, io non ce la faccio più Lucas, per me è finita, devi andartene da questa casa, io non ti voglio vedere mai più. E quindi lui se ne va da casa sua e lei verrà qua a piangere a fiumi perché è piccolina. E con questo bellissimo episodio, con questo bel finale, lei ha perso il bambino. Io vi saluto, fatemi sapere cosa ne pensate di questo episodio, spero comunque che vi sia piaciuto nonostante la tristezza finale, lei è tristissima, vabbè, tra l'aborto e la separazione, ale ale ale, comunque vabbè, lasciatemi un commento se vi va qua sotto per sapere cosa ne pensate di questo episodio. Noi ci vediamo la prossima volta con una nuova puntata di The Wild Chronicles e vi invito a iscrivervi al canale per stare aggiornati. A presto, sussurri!